Bene, amici del Bioatti Tech Channel, siamo qui quest'oggi con questa splendida Volkswagen Golf 8 GTD. Guardatela quindi nella sua bellezza, in questa Golden Hour, in cui non vi sono neanche ombre a rovinarne il magnifico aspetto. È stata appena lavata. In particolare, oggi vi farò un video in cui vi descriverò, vi faccio ancora vedere l'auto nella sua bellezza, in cui vi descriverò tutti gli accessori e gli optional di cui quest'auto è dotata. Infatti, molti dei quali non sono nemmeno disponibili sul mercato italiano, perché questa è una vettura di importazione dal mercato tedesco. Quindi vi farò appunto un video in cui vi descriverò tutti gli optional di cui la vettura è dotata, quelli interni, quelli esterni, quelli di sicurezza, quelli diciamo più di fruibilità e godibilità. Vi descriverò appunto tutti gli optional. Guardate che belli anche questi cerchi. Guardate veramente che belli, ve ne parlerò in seguito perché fanno parte anche questi degli optional. Fare EQ LED Matrix, ma vi descriverò tutto in seguito, veramente sarà un video questo molto approfondito. Guardate sempre l'auto nella sua bellezza, come riflette anche la luce questo colore che è un optional anche questo, ve ne parlerò appunto in seguito, dopo la disamina dell'auto. Sul perché invece scegliere ancora un diesel nel 2023-2024, ho realizzato un video doc in cui parlo di quest'auto e del perché scegliere ancora questa motorizzazione in queste due annate, quindi 2023 e la prossima 2024, ve ne parlo appunto in questo video che vi lascerò in fondo nelle schermate finali al termine di questo video. Quindi datevi un occhio se siete più interessati al perché scegliere ancora questa motorizzazione in questo anno. Guardate anche il posteriore. Veramente fantastico con questo doppio scarico. Appunto, l'auto è stata appena lavata, quindi rispecchia, diciamo, tutta la sua bellezza. Guardate qua che spettacolo anche questo posteriore. Quindi, come vi ripeto, come vi ho ripetuto poco fa, il video sul perché scegliere questa motorizzazione lo trovate alla fine di questo video, nelle schermate finali. Mi raccomando, è stato un video che ha avuto molto successo, probabilmente perché dico cose interessanti e che poca gente ha il coraggio di dire ormai in questo mondo di elettriche, full, plug-in, eccetera, eccetera. E quindi vi invito appunto a darci un occhio, proprio perché video molto interessante. Intanto guardiamo ancora questi stupendi cerchi, sia l'anteriore che il posteriore. E finiamo con la disamina dell'auto, dopodiché partirà appunto l'elenco e la descrizione di tutti i super accessori che equipaggiano questa vettura. Torniamo all'anteriore, beige GTD, vedete qui accanto a questo cerchio favoloso. Il beige GTD invece al posteriore è centrale, come nelle Golf 8, GTD e GTE è centrale, e qua l'anteriore resta qui invece sul lato destro della vettura. Bene, possiamo passare ora a descrivere tutti i vari accessori di questa stupenda vettura. Guardiamo innanzitutto questo stupendo propulsore, un vero gioiello, anche se non è un optional, ma sulla GTD appunto è di serie. Vediamo questo bellissimo 2000 TDI, quindi turbo diesel, da 2 litri e ben 200 cavalli. Motore che può tranquillamente, con una piccola modifica, raggiungere però i 250 cavalli e che ha 400 Nm di coppia che possono diventare ben 500. Quindi una coppia della R che però beve e ciccia tantissimo. Invece questa è anche parca nei consumi se guidata con moderazione. Quindi un motore che mi dà veramente un sacco di soddisfazioni, ma non ne parleremo oggi proprio perché ho già fatto un video doc su questo argomento. Passiamo ora alla lista degli optional e degli accessori. Il colore è uno stupendo grigio delfino metallizzato. I cerchi sono in lega da 19 pollici modello Black Volkswagen R. Questi sono i cerchi estivi o anche i cerchi invernali, sempre originali Volkswagen, sono un attimino meno stilosi, un pochino più tamarri se vogliamo definirli tali, sono presenti nell'altro video che vi lascerò alla fine di questo video. Quindi per vedere invece i cerchi invernali sempre Volkswagen, sempre del 19 pollici, potete andare a vedere quel video in cui mostro invece i cerchi invernali. Questi sono, ripeto, i 19 pollici in lega Black Volkswagen R. I fari, come vi mostro qui in questa immagine, sono IQ Light LED Matrix, quindi il massimo della tecnologia che i fari moderni possono, diciamo, esprimere. Infatti sono appunto fari a LED e in particolare a matrice di LED. In particolare di molta importanza vi sono anche questi fari fendinebbia, caratteristici della GTD. Infatti vi è solo la GTD integrata nella calandra. Quindi vedete che appunto i fendinebbia sono integrati, a me piace molto questo elemento di stile, qui nella calandra. Invece i fari sono appunto i fari IQ Light LED Matrix, che sono appunto la massima espressione della tecnologia che i fari di oggi possono proporre, quindi fari LED e addirittura a matrice di LED, come vi dicevo e come vi è scritto qui e come vi dicevo appunto prima in questo video. Passiamo ora all'interno dell'abitacolo, gli interni sono tutti in pelle Vienna Soul Crystal Grey, quindi vediamo questi bellissimi sedili sportivi, tra poco mi concentrerò anche sul cruscotto, questi bellissimi sedili sportivi completamente in pelle. In particolare vi anticipo già, vi farò vedere poi nel menu, che sono sia riscaldati che ventilati e sono riscaldati anche i sedili posteriori. Quindi abbiamo i sedili anteriori riscaldati e ventilati e i sedili posteriori invece riscaldati. Questo è veramente un grande optional che è presente su veramente poche auto, quindi la possibilità di avere i sedili riscaldati anche al posteriore e di avere quelli anteriori sia riscaldati che ventilati. La corona del volante è anch'essa riscaldabile. Il sedile anteriore lato guida inoltre ha completa regolazione elettrica,
addirittura comprende le memorie, quindi vedete ben tre memorie, quindi è completa regolazione elettrica, vedete qua i pulsanti per la regolazione, vedete qua appunto le tre memorie se la telecamera mette a fuoco, e vi è anche supporto lombare, quindi sedile anteriore, guidatore, lato guidatore, completa regolazione elettrica, memorie, tre memorie e supporto lombare. Parliamo ora un po' del cockpit di questa stupenda Volkswagen Golf 8 GTD. Come voi vedete, io ho adottato un cockpit più tradizionale con, diciamo, le lancette dei dati che voglio vedere, ma vi sono anche cockpit testuali, piuttosto che diversi nella grafica, anche più interattivi, ma questo è un po' quello standard che piace a me, con i giri quindi al centro, il giri motore, la velocità. Sulla sinistra tengo i newton metri di coppia espressa da quest'auto, dato che sono veramente molti, mi piace vederli, e sulla destra invece tengo la pressione della turbina. Infatti dovete sapere che guido tanto anche guardando la pressione della turbina, per non andare a stressare troppo il turbo nella guida, diciamo, normale e quotidiana. Vi sono poi tutti i sistemi di assistenza alla guida, quindi abbiamo l'Adaptive Cruise Control, abbiamo Lane Assist con avvertimento di uscita di corsia, abbiamo l'Emergency Brake e l'SOS Brake, quindi la frenata di emergenza, e l'Optional che chiama automaticamente i soccorsi in caso di incidente. Ci spostiamo ora su questo display, qui in questo caso vi è Android Auto, nella nuova versione tra l'altro si può vedere sia la mappa che Spotify sulla stessa schermata, ora vi è solo Spotify, questo per non svelare ovviamente la mia posizione, proprio perché punta del luogo in cui sto facendo il video, e per il resto quindi anche questo è un cockpit veramente molto integrato. Qua vi faccio vedere che qua sotto abbiamo la barra per il volume, vi sono poi tutti i pulsanti al volante, ovviamente le cose un po' più banali che hanno un po' tutte le auto non ve le sto a raccontare tutte, qui infatti abbiamo tutta la gestione del cruise control adattivo con l'accensione, la modalità limitatore, la modalità per scegliere la distanza dal veicolo che precede, eccetera eccetera. Qui abbiamo volume, il tasto per riscaldare il volante, tutti i tasti multimediali, il tasto per il controllo vocale che è ovviamente presente, e qui invece abbiamo i tasti, le funzioni, ora ve le mostro, per andare a, guardate qua, o riscaldare o raffreddare il sedile. Quindi in questo modo si va a riscaldare, vedete, sui tre livelli, poi scendiamo a 2, 1 fino a spegnerlo, e qua si va invece a rinfrescare, quindi parte sui tre livelli anche qui. Sentiamo infatti che parte appunto il rinfrescamento sedili, e quello andiamo a spegnere invece 3, 2, 1 e 0. Vi sono poi tre zone di climatizzazione, infatti vi è la zona sinistra, la zona destra e anche la zona posteriore, quindi questo completa, diciamo, il climatizzatore di quest'auto. Ci spostiamo qui sotto, altra zona molto interessante di quest'auto, dove abbiamo una luce rossa, ma è ovviamente personalizzabile come tutti i LED che voi vedete. Tutti questi LED sono personalizzabili di tutti i colori, e anche il cockpit è personalizzabile di tutti i colori. In particolare si possono far seguire ai colori che vedete in questi LED i colori del cockpit, quindi il cockpit qua potrebbe essere rosso, come piace a me, ma potrebbe essere anche azzurro, giallo, verde, potrebbe essere veramente di tutti i colori. E i LED che troviamo sia qui, su appunto in questa zona che adesso vi descriverò, sia quelli diciamo laterali, e sono anche presenti i LED posteriori sempre sulle portiere, sia quelli sotto che illuminano i piedi, possono essere completamente personalizzabili. Ora non vi faccio vedere come, ma fidatevi, è completa la personalizzazione che si può fare di questi LED. Qui invece abbiamo uno spazio molto importante, proprio perché sopra la scritta Golf abbiamo le due prese USB tipo C, servono per caricare il telefono, ma in realtà non servono mai, perché vi è Android Auto Wireless, quindi la connessione si effettua via wireless tramite appunto il dispositivo Android o il dispositivo Apple, ovviamente CarPlay sempre wireless, e voi mi direte, ma il telefono si scarica? Ebbene no, perché qui sotto, se noi mettiamo il telefono qui sotto, vi è la ricarica wireless del telefono, quindi posizionando il telefono qui sotto in questo scomparto vi è la ricarica wireless del telefono, di modo che rimanga in carica e intanto vada a far funzionare Android Auto o Apple CarPlay. È presente ovviamente la retrocamera, infatti vediamo che appunto inserendo la marcia retro si va a attivare la retrocamera, retrocamera che è nascosta sotto il badge, sotto il logo Volkswagen, quindi viene anche protetta da sporco quando non viene utilizzata, da urti e da altre intemperie. Quindi se io vado adesso a rimettere il drive, tra poco noi noteremo che si andrà a chiudere, sentiremo un rumore, si andrà a chiudere lo sportello Volkswagen sul retro dell'auto e la telecamera resterà appunto coperta e protetta. Vi è anche, non so se riuscite a vederlo lì davanti, ma penso che si veda anche dalla telecamera, l'head-up display. Funziona veramente molto comoda per non distrarre e non spostare gli occhi dalla strada, e in particolare mostra tante cose, non è un semplice head-up display che mostra solo la velocità, ma qui mostra la velocità al centro, come vedete, sopra l'indicazione dei cartelli stradali. È molto brava e molto rapida a riconoscere i cartelli stradali e i limiti, veramente, tutti i tipi di cartelli stradali. Sulla sinistra ci mostra come sta funzionando il mantenimento della corsia, quindi indicandoci in verde nel caso ci siano corsie segnaletica orizzontale che l'auto va a riconoscere, e a destra attenzione attenzione perché ci dà le indicazioni del navigatore, ma non solo quelle del navigatore integrato, bensì anche quelle di Apple CarPlay, ad esempio con Google Maps o Waze, e di Android Auto sempre con Google Maps o Waze. Quindi veramente una funzione top, cioè l'auto interpreta le indicazioni che gli vengono fornite da Android Auto, quindi Google Maps o Waze, o Apple CarPlay, sempre Google Maps o Waze, non so, con anche altre applicazioni, quindi le interpreta e le va a mostrare sul display dell'head up display come freccia e con indicazione del
della distanza dal prossimo incrocio, prossima intersezione. Quindi si può veramente fare a meno di mettere gli occhi sul cruscotto, sui pur bei cruscotti full digital cockpit. Si può tranquillamente evitare di mettere gli occhi appunto in questa posizione, proprio perché, eccolo qua, l'ADAPT display vi mostra veramente tutto quello che c'è da vedere. Ricapitolando, al centro velocità in chilometri orari, cartellonistica stradale con l'indicazione dei limiti di velocità e anche tutti gli altri limiti, intersezioni, nebbia, strada sdrucciolevole, eccetera eccetera. Sulla sinistra abbiamo l'indicazione invece del lane assist, quindi vi mostra il mantenimento corsia e se è rilevato dalla segnaletica orizzontale, che va a prendere in considerazione proprio per aiutarci a mantenere la corsia. E sulla destra le informazioni del navigatore, informazioni di navigazione indicate con una freccia che ci mostrano appunto la direzione che dobbiamo intraprendere, quindi le eventuali svolte, rotatorie, eccetera eccetera, la distanza da queste intersezioni o svolte, e pesca i dati anche da Google Maps e Waze. Quindi se li stiamo utilizzando vedremo comunque sull'ADAPT display le indicazioni anche di questi navigatori, non solo del suo navigatore interno. Questa è una funzione veramente che ho trovato molto comoda e fondamentale per non distogliere mai gli occhi dalla strada. Ora qui vi mostro in breve, con questo tasto si torna diciamo al menu principale del navigatore e con un'altra pressione si torna invece alla visualizzazione del proprio navigatore. Quindi navigatore che è anche integrato all'interno dell'auto, che è molto utile, molto comodo. Io uso Google Maps o Waze perché sono ancora più aggiornati sulle strade, ma anche questo navigatore l'ho trovato veramente molto molto comodo. Navigatore appunto Discover Media. Il sistema audio invece non ve lo faccio vedere perché, anzi sì, riesco a farvelo vedere da qua, è interamente Harman Kardon, quindi sia gli speaker, sia questi che quelli sulle portiere, che quelli posteriori eccetera, sono interamente Harman Kardon e vi è la possibilità di personalizzare l'equalizzazione a proprio piacimento. Ora anche qua per brevità non ve lo faccio vedere, ma fidatevi, vi è appunto la possibilità della personalizzazione completa dell'equalizzazione del proprio impianto Harman Kardon. Qua sotto abbiamo i pulsanti delle principali feature, quindi il menu di parcheggio anche questo molto comodo, proprio perché ci fa vedere sia quello che vediamo sul retro, ma se ci avviciniamo vedete che possiamo anche andare a avere l'ausilio per il gancio traino. Infatti quest'auto come option è presente anche il gancio traino integrato, quindi l'ausilio alle manovre con rimorchio, oppure l'ausilio all'uscita dai parcheggi a L, quindi quest'altra funzione. Si può ovviamente personalizzare tutto quello che si vuole e molto importante anche questa funzione di ausilio del rimorchio, quindi della guida con rimorchio, veramente veramente una chicca. Abbiamo poi altri menu, abbiamo poi il menu degli assistenti alla guida, che sono veramente tantissimi, non ve li sto qui a descrivere tutti, sono tutti i principali assistenti alla guida, quindi come vi dicevo cruise control adattivo per l'autostrada, comunque per viaggiare su strade extraurbane. Abbiamo poi il lane assist con mantenimento della corsia, abbiamo la frenata di emergenza, abbiamo l'SOS di emergenza, tutta una serie di feature. Abbiamo poi il menu del clima che vi ho già mostrato e qua, attenzione attenzione, abbiamo le modalità di guida. Questo perché abbiamo il Dynamic Chassis Control, quindi il DCC, altro optional veramente essenziale che ho trovato su questa vettura. In particolare qua andiamo a cambiare le modalità, lo mettiamo su individual ad esempio e vediamo che possiamo regolare da questo menu la rigidezza appunto del nostro DCC, quindi possiamo andare da posizioni più comfort e quindi alleggerire di più il telaio, perdonatemi, rendere più morbido il telaio, quindi andando appunto a scorrere in questo menu andiamo a rendere più morbido il telaio, invece facendo andando su sport andiamo a irrigidirlo. A me piace particolarmente rigido, non completamente ma particolarmente rigido, e quindi lo tengo appunto nella posizione rigida. Abbiamo poi lo sterzo che anch'io lo tengo in sport, quindi parecchio rigido, anche perché questo si può adattare secondo le posizioni di sportivo o comfort. Abbiamo poi la trazione, che io invece la lascio in comfort per non andare a consumare troppo, il sound motore che lo lascio in sport, i sistemi di appunto di ausilio alla guida che li lascio in modalità sport, l'assistenza di luce, il climatizzatore invece che li lascio in modalità comfort. Comunque questo per farvi vedere che è presente anche il DCC, accessorio veramente importante perché si sente veramente come cambia la rigidezza dell'auto, quindi in comfort è molto più morbida, tranquilla sulle buche, sulle imperfezioni della strada, in sport è veramente ben piantata a terra, vi fa sentire l'asfalto, vi fa sentire tutto quello che l'asfalto ha da comunicarvi, e quindi è veramente veramente ben fatto perché si avverte proprio la differenza tra le varie modalità da comfort a sport, quindi un accessorio veramente che vi consiglio sulla vostra GTD. Eccola qui, vi mostro anche la chiave qua con una cover che è stata applicata da me, quindi non vedete la struttura originale, ma la gestione dell'apertura e delle chiusure è completamente keyless. Infatti per aprire l'auto basterà avere la chiave in tasca o in uno zaino comunque vicino a sé e andare a sfiorare la maniglia per aprire l'auto. Stessa cosa sempre sfiorando la maniglia per andarla a chiudere. L'accensione invece è completamente keyless anch'essa, infatti viene attuata mediante un pulsante posto appunto sulla plancia. Altri due accessori molto importanti che vi mostro sono questi, ovvero questo è il telecomandino per il preriscaldatore dell'auto. Infatti si può far accendere l'auto e iniziare a farla riscaldare anche se non si è a bordo, quindi d'inverno si può salire tranquillamente dopo che l'auto è stata ferma per molto e trovarla bella calduccia, bella al caldino. Si può anche impostare il preriscaldamento direttamente dal menu dell'auto, quindi per un'accensione programmata del preriscaldamento stesso, oppure come vi dicevo con questo telecomandino è possibile far partire appunto il preriscaldamento. E poi questa tessera che vedete sul retro, questa tessera di colore grigio che serve per aprire, chiudere l'auto e farla partire completamente senza chiave. Quindi è possibile anche tenersi questa tranquilla tessera nel portafogli. Ora vediamo se la telecamera mette a fuoco. Comunque sì, vi dicevo, è possibile tenere questa tessera nel portafogli e aprire e chiudere l'auto ed avviarla, quindi senza avere nemmeno con sé le chiavi.
Bene, quindi io con questa stupenda immagine su questa Golf GTD, veramente stupenda, vi saluto. Vi ricordo solo qualche accessorio che non ho avuto il tempo, perché infatti è venuto buio, di descrivervi, ovvero regolazione elettrica dei sedili, ve ne ho parlato, sedili interni in pelle ve ne ho sparlato, sedili riscaldati, rinfrescati, navigatore, telecamera, parcheggio automatico, vetri oscurati, non vi ho detto appunto dei vetri oscurati posteriori, volante in pelle riscaldato, ovviamente la radio DAB con possibilità di Android Auto, Apple CarPlay, ricarica wireless per smartphone, hotspot Wi-Fi, quindi l'auto può fare da hotspot Wi-Fi per il nostro cellulare, cruscotto interamente digitale, cruise control adattivo, controllo elettronico della corsia, fari full LED, ve ne ho già parlato, frenata d'emergenza, sistema di avviso di stanza e anche sistema di controllo pressione dei pneumatici, questo veramente molto comodo per la pressione dei propri pneumatici, e anche sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente. I cerchi in lega sono del 19, vi sono i controlli vocali, il gancio traino è di serie, non ve l'ho mostrato, ma è appunto di serie, con la sua presa anche per le luci appunto dell'eventuale rimorchio, vi sono le leve per il cambio al volante, pacchetto sportivo, sedili sportivi, lavafari, skybag per i propri sci, quindi per mettere i propri sci in posizione centrale tirando giù il sedile centrale posteriore, sospensioni sportive e spoilerino posteriore. Cerchi neri delle 19, head-up display, cockpit full digital, ve ne ho già parlato, fari matrix LED e quindi veramente molti molti accessori. Quindi io con questa stupenda immagine vi lascio, vi ricordo che se volete invece un video sul perché scegliere questa motorizzazione ancora nel 2023-2024 potete guardare il video che vi è subito dopo, comparirà tra pochissimo qui sulla descrizione, e vi saluto. Vi ricordo solo un'ultima cosa, ovvero che per me è molto importante la vostra iscrizione al canale. A voi non costa nulla, ma per me sarebbe veramente d'aiuto per andare avanti a continuare a fare video sul canale e a tenerlo appunto aperto e in vita. Pensate infatti che ben il 99% delle persone che visualizzano i miei video non sono iscritte, quindi se vi iscriveste tutti o in buona parte saremmo decine di migliaia e mi farebbe veramente molto piacere. Detto ciò, io vi saluto e vi do un appuntamento a un prossimo video. Un saluto a tutti dal Bibatti Tech Channel.